Mi collegherei adesso con la BAT perché i posti letto continuano ad essere troppo pochi e gli operatori del settore chiedono di invertire il trend. Gli alberghi che non riaprono non aiutano il turismo, le strutture extraalberghiere che non si organizzano in rete sono un ulteriore motivo di disorientamento, insomma così è difficile mutare la tendenza. Queste le voci che abbiamo raccolto nelle ultime ore. Subito la linea in diretta, la nostra Maria Fiorella, buongiorno. Buongiorno Gianmarco, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi siamo a Trani in compagnia di Domenico Gadaleta, General Manager di Apulia Hotels, per parlare del turismo che in questa sesta provincia implode. Implode perché abbiamo un sacco di arrivi, ma purtroppo poche strutture pronte ad ospitare, tantissime delle quali purtroppo non hanno riaperto dopo il fermo, il blocco causa pandemia del 2019-2020, e quindi chiediamo a Domenico Gadaleta cosa si può fare maggiormente, perché la sua denuncia è appunto questa, quella di non riuscire a trattenere abbastanza un turismo che è di passaggio, quindi non riesce neanche a pernottare una sola notte perché probabilmente le strutture non lo consentono o probabilmente ecco la zona non riesce a trattenere abbastanza bene un turismo che è ormai di caratura internazionale. Allora Domenico, tu sei General Manager appunto di Apulia Hotels, che ha ben 5 strutture in tutta Italia. 14 in 5 regioni diverse. In 5 regioni diverse, mentre in Puglia. Noi abbiamo 5 strutture in Puglia, tra cui una famosa che è quella dei Baie dei Faraglioni a Mattinata, poi definita l'anno scorso una tra le spiagge più belle d'Italia. Sì, collegandomi al tuo discorso, dobbiamo migliorare, come si dice in termini tecnici, il minimum stay, dobbiamo aumentare i tempi di soggiorno per far sì di aumentare il ricavo medio camera negli hotel. E come comunicavo nell'articolo di ieri, dobbiamo migliorare i servizi, e poi sono quello che fa la differenza, e il posizionamento di alcuni hotel, rendere un posizionamento più alto. In effetti gli ultimi dati di cui la promozione sono che in realtà c'è positività sui 4 stelle e 5 stelle, quindi puoi fare un ragionamento sull'extra alberghiero, perché la Puglia ha tanto di extra alberghiero, B&B, case vacanze, chi ne ha più in mente, perché se non sono coordinate non diventano soggiorni per essere facilmente intercettati. Ecco Domenico, quanto influisce la presenza di B&B nella carenza di richiesta dal punto di vista del turismo negli hotel? Cioè i B&B sono vostri alleati oppure assolutamente competitor? Ma per il mondo delle hotellerie sono dei competitor. La differenza è che poi un albergo ha dei servizi, cosa che in realtà un B&B non è sempre pronto, spesso sono anche gestori familiari, spesso non sono nemmeno denunciati, quindi alla fine sono degli alloggi dove in realtà ci si arriva e poi non si può conoscere lo stato dei servizi del cliente, lo straniero, se parla inglese, se parla francese, se ci sono pronti per dare parcheggio. Io sono di Trani, ci troviamo in questa città meravigliosa, anche se noi non abbiamo alberghi a Trani, però ne parlavo appunto l'altro giorno con il primo cittadino, dovremmo anche migliorare i servizi, nel senso anche dal punto di vista dei privati, di realizzare parcheggi, realizzare accommodation coordinate e codificate tra loro. Quindi sono dei competitor, ma che dobbiamo rendere un club di prodotto affinché tutti poi possano stare sulla stessa linea per il cliente finale che è il turista. Ecco, parlavi delle tue strutture, ce n'è una addirittura d'arrivo proprio a Castel del Monte che sta avendo un boom di turismo e quindi un grandissimo successo, oltre che per la struttura ovviamente suggestiva, anche per la zona che comincia ad accogliere il turismo. La tua struttura quindi è stata nuova struttura sarà pensata ai piedi del Castel del Monte. Questo lo avete pensato in funzione di cosa? Di una richiesta da parte del turismo o perché volete promuovere ancora di più, insomma, questa zona, questa sesta provincia? Sì, hai detto benissimo, nel senso che noi insieme al gruppo Torrevento, che è una partnership che abbiamo nel gruppo Apulia, abbiamo acquistato i piedi del Castel del Monte, ci sono 18 suite più area banchetti
Sì, perché è facile, perché le presenze del Castello del Ponte erano tante e alberghi non ce n'erano. È semplice, quindi diventava un turismo di passaggio. Quindi poi spesso dimentichiamo, gli addetti ai lavori dimenticano la vera definizione di turista, è colui che dorme per una notte in un territorio, altrimenti si chiama nomade in definizione turistica. Quindi voglio dire, è stata la nostra idea, nel nostro piccolo c'erano 18 suite per far sì che il cliente che arrivi e arriva alla Castello del Ponte, mi sembra la terza destinazione che è stata in Puglia l'anno scorso, come presenze, possa anche percorrere una notte e stare lì, altrimenti non ci sono grandi alberghi per vari motivi in quella zona. Quindi faremo un wine resort, perché ripeto è una partnership contro evento dove c'è la degustazione di vini, c'è questo tipo di prodotto di uscita con 18 suite. Ecco, la necessità anche non solo di far pernottare ma anche di far vivere il territorio attraverso questa partnership, che è del tutto originale nel territorio. Sì, ripeto, è un prodotto dove non ci sarà semplicemente una notte di soggiorno, ma proveremo a farsi dare un'esperienza di soggiorno con degustazioni di vini, con la scoperta del territorio, con la storia del Castello del Ponte, che non tocca a me adesso comunicarla. Però ripeto, noi dobbiamo, secondo me, comunicare e unire un club di prodotto, tutto ciò che è extra alberghiero, e poi chiederci anche perché i grandi marchi non arrivano in Puglia. Questa è un'altra mia riflessione, anche se bisogna dare atto al gruppo Nicolaus e gruppo Valtour, che sono pugliesi, quindi chapeau sul loro inserimento. Adesso hanno creato anche a Gallipoli un 5 stelle, e noi facciamo la nostra parte come gruppo a Puglia, siamo ormai diventati 14, quindi però dobbiamo migliorare, ripeto, il posizionamento di alcuni alberghi che in realtà sono, secondo me, ormai fuori dalla richiesta del cliente in qualità di servizi, e renderci conto perché poi gli alberghi poi chiudono o sono in fase di difficoltà nel nostro, io parlo di Puglia, anche se poi dovremmo parlare del Mezzogiorno, però diciamo, essendo poi pugliese, ci preoccupiamo maggiormente della nostra terra. Ecco, a proposito della Puglia, c'è questa fuga di notizie, cioè è probabile che il G7 verrà organizzato a Borgo Ignazia. Cosa può significare per una struttura accogliere un evento così importante a livello internazionale, e quale può essere il processo che ogni struttura può fare, insomma, in questa direzione, cioè arrivare addirittura a toccare l'apice? Sì, ecco, Borgo Ignazia è l'emblema del brand che ha creato, perché si parla di Borgo Ignazia e non si parla di Saverito di Fasano, quindi lui ha creato destinazione e meta, sono brevissime, quindi penso sono pronti loro a ospitare. Si parla anche di un pit stop anche nel Castello del Ponte. Si deve comunicare quello che in realtà io penso, dobbiamo migliorare il posizionamento, dobbiamo migliorare la qualità dei servizi, perché poi più alto è la richiesta, più alta deve essere la qualità del servizio, essere pronti a non far sì che si dica che non siamo bravi. Però visto che poi siamo stati bravi anche nel comunicare, noi in Puglia la destinazione è fantastica, io penso che saremo bravi anche ad ospitare il G7, però dobbiamo tutti fare, ripeto, un passo avanti sulla qualità, sul marketing del prodotto, sui servizi, sulla cura del particolare, come in un film, curare le rifiniture di uno spettacolo, e essere bravi in questo. Ancora dobbiamo migliorare su questa qualità di servizio. Si parla di un incremento, insomma, di un'inflazione anche nei costi all'interno del turismo, delle strutture alberghiere. Qual è il turista che sceglie il target alto, e perché ormai si è diffidenti nei riguardi di strutture che restano, insomma, in una fascia bassa? È semplice, perché poi quello che conta è l'EBITDA di una struttura, cioè è la marginalità. Se aumentano i costi, il prezzo medio vacanza non è aumentato di conseguenza al costo, quindi alla fine spesso si fanno volumi ma non si fanno marginalità, cioè quello che poi rimane in tasca agli albergatori. Qui dovremo, secondo me,
far capire al cliente finale e riconoscere il posizionamento alberghiero, cioè la qualità del prezzo alto. Lo deve riconoscere con dei servizi, chiaro. Se si paga una camera di 60 euro di media, alla fine non ci può essere ricavo di una camera. Se togliamo l'IVA, togliamo il costo della camera, ci si guadagna poco. Quindi una camera deve essere venduta bene per far sì che l'albergatore possa reinvestire in posizionamento. Questo ancora non accade in tutti in tutti gli hotel. Dobbiamo essere bravi a far riconoscere al cliente il prezzo giusto, quello di acquisto, però noi dobbiamo dare a detti lavori un prodotto e un servizio che poi alla fine possa essere riconosciuto e apprezzato. Ecco, questo è l'augurio, insomma, che facciamo anche a tutti i tuoi colleghi e soprattutto alla stessa provincia, alla BAT, che ha bisogno ancora di tanto lavoro, perché il turismo c'è, ma purtroppo, ecco, ribadiamo, è di passaggio. Quindi un saluto, insomma, ai tuoi colleghi e un buon lavoro affinché, insomma, si possa sempre migliorare. Certo, grazie, grazie anche a voi. La BAT adesso spero e porti bene questa intervista nella mia città. Dobbiamo essere abbastanza coordinati a far sì che diventi una provincia importante anche a livello turistico, che già penso non abbia niente da invidiare a nessun altro tipo di provincia. Grazie, grazie, grazie Gianmarco e grazie ai nostri telespettatori. Grazie, grazie alla nostra Maria Fiorella, bellissima questa, la piazza centrale di Trani, l'avete vista sullo sfondo, insomma bisogna dare un'accelerata anche su questo settore nel Gargano, nella BAT più precisamente, perché in realtà il Gargano è già avanti su questi temi, però vedete anche questi borghi della Puglia possono restituire tanto in termini economici. Allora,